bentornati su GP on the road. In questa puntata andremo a vedere il motoraduno Faaker See in Austria, un motoraduno a cui vi partecipano dai 60 ai 70.000 motociclisti all'anno. Partiremo da Mantova, ci fermeremo a Padova dove incontreremo Stefano, un mio carissimo amico con cui ho già condiviso un Elephant Treffen 2015. Da lì proseguiremo per Udine, saliremo per Villach e prenderemo una deviazione proprio per Faaker See. Arriveremo lì intorno alle 23 di notte, non troveremo campeggi liberi e metteremo le tende in maniera abusiva lungo la strada. Comunque godetevi la puntata e noi ci rivediamo più tardi. Eccoci partiti per il famigerato Faaker, ma stavolta non sono né con la Zavorrina ma sono con un carissimo amico con cui ho diviso un Elephant Treffen, Stefano. Eccoci qua dentro la tenda, ci siamo accampati abusivamente dove avevamo trovato posto, anche perché i campeggi erano tutti occupati. Siamo proprio attaccati al lago, domani mattina vediamo di capire dove siamo. Anche perché siamo partiti la sera, quindi abbiamo viaggiato in notturna, ecco perché non sono riuscito a mostrarvi le riprese, di questa dell'andata, ecco. Adesso si dorme in tenda, la mia bella lampadina della Decathlon che continua a seguirmi e domani. Le moto non finiscono mai. Ciao Stefano. Ciao. Messo così sembra anche quasi felice di essere stato impagliato. Dormito abbiamo dormito, colazione l'abbiamo fatta e adesso facciamo questo giro del Faaker See. La strana coppia, un Dominator e un Intruder. fermarsi anche noi davanti al monumento del motociclista. Ovviamente sto cercando la macchina fotografica, ora facciamo due foto. Super professional. Eccoci alla fine di questa puntata. Abbiamo visto tantissime moto e bellissimi paesaggi. Io non sono tipo da moto a raduni, ma questo merita proprio, anche perché 60-70.000 motociclisti non è roba da tutti i giorni. Siamo arrivati venerdì alle 23 e siamo ripartiti alle 16 di sabato, tutto nell'arco delle 24 ore, ma ne è valsa proprio la pena. Io voglio salutare il mio carissimo amico Stefano con la sua Honda Dominator, con cui condivideremo altre avventure, ma ora non vi svelo niente. Ringrazio voi e vi invito a continuarmi a seguire e io condividerò con voi la mia strada.